di non parlare, stavo cercando di abbassare la voce, preghiamo un po' di silenzio perché altrimenti non ci possiamo. Io ringrazio tutti i presenti e con pazienza. Ringrazio gli amici in rappresentanza delle forze politiche, delle associazioni, delle Generazioni Italia, rappresentanti del mondo della scuola, della cultura, comitati di periferia. Noi le ringraziamo perché desideriamo aprire anche una nuova modalità della politica nella nostra città. Quello che sta accadendo è stato adeguatamente descritto dagli interventi che mi hanno preceduto. Io vorrei provare a delineare un percorso di uscita dalla condizione in cui si trova la città. Sono stato sollecitato nei giorni scorsi su Casoria 2, che cosa noi pensiamo del nuovo polo, del vecchio polo, del terzo polo, del primo e del secondo. Sono stato sollecitato in modo diretto stasera anche dal segretario del Partito Democratico. Quindi io proverò, mi sforzerò anche di capire come la politica deve rispondere e corrispondere ai bisogni della nostra società. Vorrei però tuttavia soffermarmi rapidamente su quelli che sono stati questi 2 anni e mezzo dell'amministrazione. Poi all'inizio ero in consiglio comunale, quando il sindaco che stava eletto non aveva una sua maggioranza, gli dissi: tu hai due strade, quella della politica e quella dei numeri. E gli dissi che se lui avesse scelto la strada della politica, noi all'opposizione avremmo sostenuto quelle idee buone della politica che purtroppo sono mancate nel corso di questi 2 anni e mezzo, tanto è vero che lui ha preferito e ha scelto la strada dei numeri. Io mi sono annotato su un foglio di carta che poi dopo vi leggerò a proposito dei dirigenti, di un dirigente in modo particolare, perché nella mia modesta esperienza politica mai mi era capitato di leggere una cosa che poi vi leggerò e che denota il senso del degrado morale che c'è in questa amministrazione. Io quando parlo di degrado morale, il primo pensiero va ad un aspetto, come dire, proprio diciamo, deteriore della vita che riguarda tutti noi. Si ruba, non lo so, non mi interessa, credo che ci sia e ci sono certamente chi è preposto a parlare di questo. Ma il degrado morale sta innanzitutto nel rapporto che una persona in genere ha con le altre persone. In modo particolare il nostro sindaco di questo elemento ne ha fatto un nuovo conto. È stato ricordato che tanti assessori sono stati allontanati, revocati, sono andati via. Io penso che lui avesse avuto il dovere di spiegare alla città per quale ragione l'assessore Esposito, che io ringrazio per essere presente, l'amico Gennaro, ingegnere Esposito, che ci ha messo la faccia nel momento in cui ha accettato di dare una mano ad un'amministrazione di centrodestra, mettendo da parte, non lo so, io non so qual è la sua natura politica, qual è la sua cultura politica, che idea lui ha della politica in generale nel nostro paese, sta di fatto che quando accetta un incarico del genere lo fa perché vuole mettere a disposizione della città la sua esperienza, ma soprattutto la sua onestà. A noi non è dato sapere per quale ragione l'ingegnere Esposito è andato via, sono state le condizioni che lo hanno indotto ad andare via. E perché noi abbiamo saputo per quale ragione è andato via l'assessore Danna, Michele Danna.
Noi abbiamo saputo per quale ragione è andato via l'assessore Pasquale D'Anna. Noi abbiamo saputo e la città non aveva il diritto di sapere per quale ragione il vice sindaco Tiziani fu allontanato e per quale ragione è andato via l'assessore all'urbanistica. Ancora oggi non abbiamo un assessore all'urbanistica nella nostra città. E per quale ragione è andata via l'assessore Raffaella Iorio, l'unica donna presente nella giunta femminile. Mi sembra questo, come dire, un comportamento che ha una sua moralità. E i dirigenti, noi siamo stati accusati, noi del centro-sinistra, che li prendevamo da fuori. Beh, non ci eravamo mai sognati di andarli a prendere a Roma. Non vi dico che cosa scrive questo dirigente di Roma, non so neanche come si chiama. Un gruppo di cittadini di via Marconi lamentano al sindaco attraverso una lettera con allegate le firme che il Pofito si è alzato, per cui costituisce un pericolo per i pedoni, e quindi invitano il sindaco a provvedere. Il sindaco giustamente scrive all'assessore di competenza, giustamente l'assessore, e qui presente Franco Torino, scrive provvedere per risoluzione del problema e lo scrive al dirigente. Il dirigente risponde sotto la stessa lettera, la stessa nota: lei dove era negli ultimi 25 anni? Il dirigente da vedere da noi, guardate, non c'era niente. È di una gravità assoluta questa. Questa è la questione morale che c'è in questa città: l'arbitrio, il senso di onnipotenza, di prepotenza, di arroganza di un dirigente che si sente coperto dal sindaco al punto da mettere in ridicolo un assessore. Guardate, queste sono cose che ci devono preoccupare non poco, perché questo sindaco, questa amministrazione, naturalmente noi ci facciamo carico dei problemi anche degli amici, perché l'UDC sta in amministrazione, hanno sottoposto ancora per l'ennesima volta una serie di questioni per tentare ancora, io penso che il tempo ormai sia scaduto, ma loro, voglio dire, insistono perché vogliono che il sindaco assuma una posizione netta, chiara sugli assessori, sui dirigenti, insomma, per dare un segnale di svolta, di cambiamento, di discontinuità, che dia il senso, come dire, di aver fatto anche ammonimento di quelli che sono stati questi due anni e mezzo. E quindi noi ci facciamo carico di questa posizione, pur sapendo che probabilmente questo ulteriore tentativo risulterà vano, perché il sindaco non ha assolutamente nessuna intenzione di muovere nulla. Ebbene, quello che ci deve preoccupare è che non solo noi abbiamo un bilancio che, per le cose che sono state dette, per questa spesa all'era, guardate, a me che diceva l'amico Sergio, le luminarie, il vicino, quant'altro, certo, poi veniamo anche alle questioni che attengono allo sviluppo, sono quelle più importanti che vengono la nostra valutazione di riflessione. Ma guardate, chi è che vi mette in discussione il dubbio, un principio che quando il Natale va nella città si debba venire? Quasi se non fosse così. Perché il Natale è una festa che richiede anche questo, e questo è un senso di rispetto della festività del Natale. Ma se l'anno scorso sono state spese 24.000 euro, non riesco a capire perché da 24 si debba arrivare a 100. E allora invece di 24 si potevano spendere 30. C'era un'economia di 70.000 euro che poteva costituire un segnale se questa amministrazione avesse avuto anche un'anima sociale, per i tanti disoccupati, per le tante famiglie che risentono di una congiuntura negativa che c'è nel paese, e quello sarebbe stato un segnale apprezzato. Quando era gli ultimi giorni ha pubblicato, non so neanche che fine ha fatto, perché un gruppo di domande non hanno risolto nulla. E il libricino 60.000 euro. Lasciamo stare, perché quale diritto ha lui di prendere questi soldi dalle tasche dei cittadini per promuovere una sua immagine su cose sulle quali lui non ha assolutamente né cognizione, non ha titolo per rivendicare. Ma potevano essere impegnate
per altre cose, per fare una strada, per dare un segnale alle periferie, pur sapendo che insomma la politica economica risente anche di un rigore generale, perché la politica del governo nazionale trasferisce sempre meno risorse, quindi c'è una coperta corta, e in questa coperta corta lui pensa bene a coprirsi una volta la testa, una volta i piedi, ma non riesce, come dire, a dare il senso anche di credibilità alla nostra città. E allora noi non solo ci troveremo, si troverà il prossimo candidato, il prossimo sindaco di questa città. Io voglio premettervi che io non sono candidato, lo voglio dire pubblicamente, perché ho fatto una partita tra me e sono uscito il risultato e due. Perché quante volte mi capita di dire, meno male che non sono stato a vedere i problemi di questa città, e anche come io avrei pensato naturalmente di affrontarli, di risolverli. Poi c'è un altro aspetto, dico, beh, se ci fossi riuscito avrei fatto tante cose, l'esperienza, un sistema di conoscenze, anche perché sono fondamentali, altrimenti non si può governare una città come la nostra di 100.000 abitanti, con i suoi problemi che si sono aggravati e che già si aggravano fisiologicamente, figuriamoci poi quando c'è l'incuria da parte degli amministratori del sindaco. E mi avrei messo a disposizione le conoscenze, la competenza, avrei tentato, come dire, cosa che è fondamentale e che noi in tutte le salse rimediamo al sindaco e che invece lui sistematicamente ignora, questa capacità di intercettare risorse regionali, risorse comunitarie, perché quelle sono quelle che hanno consentito di vedere approvati tanti progetti di quel numerato centro-sinistra. Sono stati richiamati da Enzo, bando per le periferie, la SNAI, per gli obiettivi. Mica si preoccupa questa amministrazione di vedere come non perderli. Già hanno perso il finanziamento di 1,2 milioni del centro sociale. E quindi c'è il rischio che si perdano di me. Quindi questa è, come dire, la chiave di volta per creare quelle occasioni di sviluppo sul nostro territorio. Ebbene, poi c'è la terza cosa che mi fa perdere la partita. E che quando io mi sono candidato, beh, diciamo che la verità, ho dato la soddisfazione a tanti, no? E questo aspettavo, mi fosse candidato, casi, francamente non mi sento di dare la verità. Allora, premesso questo, ma io non mi ci metto nei panni del nuovo sindaco, perché non solo avrà dei problemi con un ente, non lo so, lo certificheremo col prossimo bilancio se è tendenzialmente deficitario strutturalmente, ma credo di sì. Se questo, come dire, il trend di spesa allegra di questa amministrazione, abbiamo da recuperare un tessuto politico che si è disgregato. E qua ci sono tanti consiglieri che ancora oggi dicono al sindaco, i consiglieri non le forze politiche, che dicono al sindaco, se non mi dai questo io ti mando a casa, se non mi dai questo io ti mando a casa, e se non mi dai questo io non approvo il bilancio. Ma ci spiega perché le gare, stranamente, Bacimiliano, basta 2 minuti per decidere l'offerta economica e chi aggiudicare, si rinvia di 15 giorni, di 20 giorni, di 30 giorni e qualcuno dice di non aspettare che passi il bilancio. Io non capisco il nesso tra le due cose, come non capisco tante altre cose. E quindi mi dice, io ho provato a scrivere che cosa ha realizzato il sindaco in questi 2 anni. Isola ecologica ad Arpino, biomasse ad Arpino. Arpino è una realtà della nostra, parte essenziale della nostra città di Casoria, dove proprio lì il sindaco ha ottenuto un risultato clamoroso. Ebbene, qual è stata la risposta del sindaco? Quella di dire, c'è un'opportunità, vado a Casoria Centro. Ad Arpino invece penso di fare camporon, biomasse, isola ecologica. Anche sulle biomasse, vedete, poi magari qualche volta per girare una discussione anche di merito sulle questioni. A determinate condizioni non costituisce proprio di per sé una forma di inquinamento per la nostra città. Come non costituisce una forma di inquinamento nel inceneritore, come non costituisce una forma di inquinamento in una. Un centro di compostaggio, tutto ciò che attiene al ciclo dei rifiuti.
Avete mai pensato come di qualcuno che dice come il genitore lo facciamo a Ischia a Carla? No, no, no. Perché, no, no, perché è giusto che sia così, perché c'è un'opportunità, sono una località dove c'è un forte flusso di turismo e la buona politica dice non lo facciamo lì, lo facciamo in un'altra zona, però accompagniamo queste cose, che proprio non è, se non parlo male, non è che parlo con il bene, da politica di incentivo, di creare condizioni di sviluppo perché un territorio e i suoi cittadini si possano dire, beh, abbiamo questo, abbiamo realizzato una riqualificazione delle periferie, abbiamo fatto le infrastrutture, abbiamo fatto quant'altro, abbiamo fatto le scuole, no, e se si pensa di concentrare in un'area come quella di Arpino, già c'è l'antenna di Mediaset, poi mettiamo più massi, se non lo accettate, no, giù. Anch'io che abito a Casoglio ho contribuito all'impiego perché la protesta dei cittadini arriva a mezzanotte il PIE Europa l'ha portato tutto a Casoglio il PIE Europa è una vita mentre che si poteva vabbè ma io ti posso far utilizzare che anche sul PIE Europa secondo me e io sono il promotore contro le biomasse lo so e lo dico pubblicamente e penso che lo sa e non mi fermo un minuto il PIE Europa. Guardate, qua ci sono delle questioni gravissime e io invito gli amici del Gruppo Civico. E guardi, naturalmente io capisco anche come dire questo disagio, insomma c'è la loro presenza qui. Per noi è da considerarsi politicamente essenziale, fondamentale, perché ci vuole coraggio per venire ad una manifestazione dove il tema era quello di una denuncia politica per quello che sta accadendo in questa città. E loro stanno in maggioranza, io so che loro stanno ponendo delle questioni, ma l'appello che io rivolgo a tutti e a tutte le forze politiche e ai rappresentanti delle forze politiche, i consiglieri comunali, bisogna fermare quanto prima questa esperienza che alla fine potrà essere devastante. Il piano. Il piano casa è stato un qualcosa che ha approvato il centro-sinistra regione Campania nel 2009 e tra mille mediazioni era arrivato come dire, a definire su un punto la dimensione delle aree su quale era possibile prevedere anche realizzazioni di residenze sociali e si era trovato un compromesso 15.000 metri, che significa? Un'area che superiore a 15.000 metri, sulle aree superiori a 15.000 metri non era possibile prevedere nessun tipo di intervento. Perché? Perché sulle aree di una certa dimensione uno può immaginare di creare qualcosa di economicamente più utile ad una città. Ebbene, l'amministrazione di centrodestra toglie questo limite per cui su tutte le aree, nel caso nostro, Resia 100.000 metri, la Montefibre 160.000 metri, è possibile immaginare degli interventi di edilizia residenziale sociale. Il limite della legge, che io ho contestato anche al centro-sinistra, è come si fa a non prevedere che su determinate realtà come la nostra, dove una popolazione di 85.000 abitanti censite, ne siamo molto di più, su un'area di 12 km quadrati, alla fine facciamo l'operazione matematica, 7.500 abitanti per chilometro quadrato. Voi regioni volete prevedere che su queste aree, su questi territori, non è possibile appesantirli con nuove cemento e con nuove residenze? Hanno demandato tutto questo a quella che è la valutazione del sito. E il sindaco in tutto questo che cosa fa? Approva una delibera. E che dice la delibera? Che è possibile prevedere nella Montefibre, nell'area Mercato dei Fiori, così una delizia residenziale sociale. Per queste sono ragioni per cui questo sindaco va fermato. Sul lavoro commerciale, guardate il libricino, se me lo fate vedere. L'ovulo commerciale, cosiddetta cittadella del Premesso, era un qualcosa che stava nel programma del mio programma di candidato a sindaco del centro-sinistra. E io ci credo ancora, perché quella è un'opera fondamentale, strategica per la nostra città. Che cosa succede? Il sindaco naturalmente, durante la campagna elettorale, che sempre contestato, l'uovo che sta tutta una letteratura sull'uovo. Che cosa succede invece stranamente? Perché probabilmente arriva una telefonata da San Martino e si dice, sindaco, tu questa cosa la devi fare, sindaco, senza fare il ciclo, un'opera che è di una straordinaria importanza per la nostra città,
viene approvata in una velocità incredibile, senza che la politica ne discutesse, senza che ci fosse un confronto politico di merito e senza affrontare un tema fondamentale che è la convenzione. Quella è una convenzione ridicola, non ci sono elementi di garanzia per il territorio, per i nomi, non ci sono elementi di garanzia per il commercio, non ci sono elementi di garanzia per le imprese. Questo lo capisco, perché pure una somma urgenza che viene data, viene messa da parte la sala dei principi, che poi non ho capito. Nella nostra città non ci sono imprese, non ci sono imprenditori, e lo slogan del sindaco è Casonia ai Casoni. Beh, la dirigente da lui, e imprese anche piccole imprese con pochi tappetini, a me di Sant'Arco, vengono da fuori. Allora, io dico, vogliamo, io sarei per andare dal notaio se ci sono le condizioni politiche per me per porre fino a questi giorni, ma sono anche rispettoso dei tempi. E dico, vogliamo rimettere nella discussione politica queste questioni che sono questioni serie? Perché se non ci si ferma di fronte a queste cose, questa è una città che è morta. Perché le opportunità, caro Sergio, le aree dismesse, le abbiamo commesso noi. Ma noi facciamo autocritica, io l'ho sempre fatto, e sono convinto che fare autocritica è un fatto positivo, anche se non è stato apprezzato. Noi abbiamo commesso di vero, la città del Rio, sapete perché non è più? Perché c'è un elemento di sottovalutazione sulle questioni ambientali. Mi ricordo che nel 2000 Bassolino mi disse il consiglio regionale, la città del Rio l'hanno bonificato, là, io penso di sì. Alla fine la città del Rio è andata via, ha fatto il contratto di programma un'altra parte, poi sono altre regioni, la congiuntura, le questioni. Ma non si è fatta Casoni perché l'area non era bonificata, adesso è bonificata, e per fare una bonifica seria si spendono fior di euro e costata 5-6 milioni. Come è stata bonificata nel modo giusto l'area Tupipo e l'area Resia? A chi si aspetta a chiamare la proprietà per dire che cosa hai fatto? Perché poi se dovesse presentarsi un'occasione seria per la nostra città ci troveremo un altro problema. L'altra cosa, e poi veniamo rapidamente a come io vedo le cose, il CPR. Il sindaco, questa è una di quelle questioni di cui lui me ne vanto. Io ho salvato Casoni, dice lui, perché il CPR3 ci metteva nella condizione, come dire, di dichiarare il bancarotto. Per chi non conosce la vicenda del CPR3, è un contenzioso che si è manifestato e si è sviluppato nel corso degli anni tra l'ATI, la società di imprese che ha realizzato gli immobili del 1919, e il commissariato di governo. Quando poi il commissariato di governo ha ceduto gli immobili al comune di Casoni, nel verbale si è scritto: noi vi cediamo tutto, fatto soldi il contenzioso. Quindi il contenzioso era una chiesa da dividere tra le imprese e il commissariato. Che cosa è successo? E anche su questo si dovrebbe accertare una responsabilità. L'avvocato nella fase di costituzione di giudizio non si è costituito, per cui alla fine c'è stato, come dire, un elemento di debolezza da l'Atia che si è rivalso al comune di Casoni. A questo punto voglio dire, il comune si è difeso, voglio sperare che si sia difeso, e alla fine che cosa è successo? O doveva pagare il comune, o doveva pagare il CIP. Questi mandavano 53 milioni di euro, che poi in una fase di transazione sono arrivati a 18. Cioè da 53 milioni si scende a 18, di questi 18 milioni si fa un accordo e si dice 2,6 li paga il comune, cash, inserito in una delibera di pari di equilibrio di bilancio, e il resto è quanto si fa. Una vicenda dove il comune di Casoni era completamente estraneo, noi abbiamo, come dire, siamo stati costretti a pagare 2 milioni e 600 di euro. E noi non possiamo avere un sindaco che in una città importante come Casoni, 100.000 abitanti, che aveva il presidente del consiglio che proprio a Casoni, voglio dire, dovrebbe essere grato per tante cose a Casoni, e come si fa a non ottenere a spuntare? Guarda, qua si sta un errore, perché è del tutto evidente che questo è un contenzioso che fa capo a C, abbiamo pagato, e il sindaco di queste cose me la va. Allora, io credo che le cose che noi abbiamo detto siano sufficientemente anche significative per poter dire che cosa. Io mi auguro veramente che quanto prima si possa arrivare ad avviare questa scheda e queste schede. E quindi la domanda poi un po' ricorrente, di qualcuno anche con astuzia, non i presenti, ma le cose ne hanno a casa troppo del fascino.
quasi decidimmo comunque, non ci andiamo mai. Allora, che cosa dico? Io dico che noi ci vogliamo innamorare delle parole, se le parole hanno un senso, o vogliamo guardare alla sostanza dei comportamenti. Nuovo polo, terzo polo, primo polo, secondo polo. Noi vogliamo fare una nuova politica, anzi una buona politica, che tenga conto che è un patrimonio che è fondamentale, sono i nostri errori. L'errore, quando viene riconosciuto, diventa un patrimonio importante, perché chi non lo riconosce lo rifà di nuovo. Noi invece, di tante cose buone che pure abbiamo fatto, perché poi non deve passare che succede il sinistro, così poi tutti vanno scrivendo un grande esercito, ha avuto anche un rapporto forte di collaborazione con il sinistro. Noi abbiamo cercato aggiuntamente sano. Questo è un fatto incontestabile. Abbiamo fatto uno sforzo per capire come una città di 100.000 abitanti fosse necessaria anche una dirigenza comune all'altezza. Tanto è vero che il Giosuè De Rosa, l'amministrazione De Rosa, alcune figure che stanno ancora tuttora sono state messe dal Formez. Quindi non c'era un'idea del clientelismo fine a se stesso. C'era la consapevolezza di cercare di fare qualcosa in più, di migliore per questa città, perché usciva da una situazione di difficoltà, si voleva essere al passo delle altre città. E abbiamo certo, abbiamo fatto Debra, abbiamo fatto Lucicine, ma credo che siano dei servizi che fanno in tutte le città, non credo perché a Casale, però, come dire, può essere considerato uno scandalo. Avremmo dovuto fare di più sulle questioni ambientali, avremmo dovuto, come dire, creare di più quelle condizioni di crescita che per fortuna c'è ancora tutto lì. Allora questa è la buona politica, la consapevolezza, una nuova consapevolezza da parte di tutti, di fare un passo indietro, perché diventa difficile, come dicevo prima, come dire, invertire una tendenza, come dire, nella politica di oggi, un candidato sindaco che sia autorevole, competente, capace, onesto, per bene. Se non c'è tutto questo, come dire, una cosa non c'è, ma non significa che, perché significa che alla fine non lo troviamo, ma deve avere quei requisiti di garanzia, di credibilità, soprattutto in una situazione dalla quale noi tentiamo di uscirne, ma che non sarà semplice, non sarà facile. Io credo che su queste cose si realizza la politica, la coalizione, nuovi principi, nuove regole, più la necessità di capire che poi se facciamo una cosa lo facciamo per i giovani, i quali vanno valorizzati insieme alle donne, insieme ci siamo un'esperienza, insomma dobbiamo creare quel mix, dobbiamo combinare tra di loro quei fattori che sembrano diversi ma che insieme possono rappresentare il meglio per poter cercare di uscire da questa situazione. Vedete, il mio non è, non sono queste considerazioni tra virgolette qualunquistiche. Noi abbiamo deciso, io insieme a tanti amici che mi hanno seguito, di aderire all'API, perché il mondo delle conoscenze, internet, YouTube, tutti questi ci consegnano, come dire, il mondo, la realtà del nostro mondo in una dimensione completamente diversa, che per noi fino a ieri era come se noi non conoscevamo, per cui centrodestra, centrosinistra, beh certo, se noi dobbiamo affrontare i temi etici, lì vengono fuori le differenze sulle quali magari Berlusconi cerca un po' di speculare, ma anche all'interno della filiera non ci sono posizioni, diciamo, un po' articolate sui temi etici, sulla laicità dello Stato, oppure nel PD, oppure nel terzo polo, come si fa? Ma come si fa? Perché su queste cose ci deve essere una libertà di coscienza. Ma le cose più essenziali che interessano il nostro paese sono quelle cose che non possono non essere condivise. L'importante è che a queste cose vengano accompagnate con una buona politica. E oggi la buona politica purtroppo nella nostra città non c'è. Naturalmente noi non ci dobbiamo deprimere, non ci dobbiamo avvilire, anche se questa amministrazione non so per quale ragione dovesse arrivare alla fine della sua consigliatura. Noi dobbiamo fare in modo che queste occasioni di incontro si ripetano più spesso. Oggi ASI, domani PD, poi l'UDC, e noi parteciperemo come noi, come voi oggi, dietro la qualcosa vi ringraziamo, avete partecipato alla nostra. Perché anche il dialogo su posizioni diverse,
probabilmente ci mette nella condizione di comprendere meglio i problemi che abbiamo davanti e senza criminalizzare un passato ed un presente. Ma in ultimo momento, chi mi dice sto? No, questo è un modo, un approccio sbagliato. Noi dobbiamo solo verificare un minuto dopo che questa amministrazione non ci sarà più, o ci saranno nuove elezioni alla sua scadenza naturale, che ci sia da parte di tutti quella nuova idea della politica, quella buona politica. E soprattutto chi oggi riconosce un errore del passato, guardate, ve lo dico per esperienza. Date credito a chi dice io ho sbagliato nel passato, perché pensa anche alla possibilità di una sorta di riscatto per poter dire ma l'errore che è stato commesso non lo commettiamo più, vogliamo cercare di fare realmente gli interessi di questa città, di tanti giovani che vedo anche qui stasera numerosi. E beh, io penso che questa sia la migliore condizione per mettere insieme una buona politica. Quindi per il problema io vado anche in una trasversalità con Sergio, perché oggi l'elettore, forse abbiamo toccato il fondo, perché mai dire mai. E oggi l'elettore, anche l'elettore più consapevole, che ha uno strumento in mano importante, che lo deve saper utilizzare, perché quando si sceglie sulla base dei programmi, sulla base di un'evidente nuova consapevolezza dei problemi che abbiamo davanti, beh, allora poi anche il cittadino non si può lamentare più di tanto. Allora in questo senso io vedo che l'incontro è stato molto positivo, ringrazio tutti gli amici che sono intervenuti. Sì. Assisteremo da persone interessate a quello che sono le dinamiche politiche, che io credo che nel giro di qualche giorno, di qualche settimana, avranno una maggiore chiarezza rispetto alle questioni che sono state poste, e se ci sono le condizioni per poter dire andiamo a interpellare gli elettori per capire quale nuova politica diventa più persuasiva e più convincente, beh, io credo che questo sia un fatto giusto, che ci dobbiamo lavorare tutti quanti, e solo così probabilmente noi alimenteremo ancora di più quella speranza che non deve mai morire.